L'operazione dei carabinieri è stata ribattezzata Equanius, il cui antico significato sarebbe proprio quello di guadagno, come i ricavi illeciti che questa notte hanno fatto scattare le manette nei confronti di 7 persone. Gli individui sottoposti al provvedimento sono accusati a vario titolo di usura, estorsione e attività finanziaria abusiva per aver messo su un giro d'affari nella zona del Nord Salento tra Salice Salentino e Guagnano. Tra gli arrestati, inoltre, figura anche un direttore di banca, Luigi Albanese della filiale di Guagnano, della Banca Popolare Pugliese, che in concorso con altri ha in più occasioni concesso in prestito somme di denaro ottenendo in cambio interessi usurai, ovvero regalie, per ritardare alcune operazioni bancarie o per favorirne altre a favore di imprenditori in difficoltà e come tali non affidabili. È capitato talvolta che anche chi si rivolge in banca incontri un direttore che sposta l'attenzione sul canale privato anziché sul canale bancario e quindi anziché comportarsi da direttore di banca prevedendo la possibilità di erogare il credito tradizionalmente secondo il canale bancario invece distolga e sposti l'attenzione verso l'usuraio privato. Le indagini, avviate nel febbraio 2012 a seguito della denuncia di un imprenditore dell'area nord salentina, hanno consentito di individuare l'esistenza di una ben organizzata compagine dedicata al mercato del credito a strozzo, che traeva la propria linfa dalle crescenti difficoltà economiche di piccoli imprenditori locali, che non potevano accedere al credito ordinario. Dopo i primi riscontri si sono aggiunte altre denunce che hanno contribuito a comprovare le condotte criminali. Due degli arrestati, uno dei quali già condannato definitivamente per il 416 bis, risponderanno anche dell'aggravante del metodo mafioso, avendo fatto riferimento a individui criminali, ritenuti vicini agli ambienti della Sacra Corona Unita, al fine di costringere una delle vittime a onorare i debiti usurai contratti, pena pesanti ritorsioni personali.